Ciao a tutti e benvenuti. Questa è la lettura per il segno dei gemelli per il periodo che va dal 15 al 30 di gennaio. Se siete nuovi sul canale, innanzitutto vi do il benvenuto. Se vi piace la lettura, vi invito a iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina. In questo modo sarete aggiornati tutte le volte che esce una lettura nuova. Per chi di voi fa già parte del canale, come sempre, grazie per la vostra presenza, i vostri commenti che adoro leggere e per condividere questi video in modo da permettere a più persone di ricevere dei messaggi che magari, di cui magari hanno bisogno. Partiamo subito con la vostra lettura. Andremo, come sempre, a prendere un messaggio, una sfida da superare e la terza carta rappresenterà una risorsa che potrete mettere in campo per risolvere la situazione o le situazioni in cui vi trovate in questo momento. Vi ricordo che queste letture sono evolutive, servono per aiutarvi nella vostra crescita personale e spirituale, quindi non hanno uno scopo divinatorio, non hanno uno scopo predittorio, quindi di predire quello che succede o non succede, anche perché abbiamo il libero arbitrio e quello che ci succede dipende principalmente da quello che noi facciamo e non facciamo. Allora, partendo con il vostro messaggio, la domanda che vi potete fare: come posso portare un po' di follia nella mia vita? Abbiamo il folle. Come posso uscire dalla mia zona di comfort? Notate se è da un po' di tempo che restate nella vostra zona appunto di sicurezza e questo purtroppo non vi permette di crescere, non vi permette di cambiare situazioni magari in cui vi trovate. Ogni tanto la zona di comfort, per assurdo, è veramente scomoda, però ci si sta perché lo si conosce. Un lavoro che odiamo, una relazione che non ci soddisfa. Ci si rimane, sì, correggetemi altrimenti, perché si ha paura di quello che non si conosce, si ha paura di fare quel salto. Questo vi sta chiedendo di cominciare ad esplorare, magari non come questo folle che si sta preparando proprio a lanciarsi nel vuoto, però cominciate ad esplorare situazioni che magari sono per voi un po' più rischiose, comunque un po' più fuori da quello che conoscete. E ricordatevi che l'universo o qualcuno vicino a voi vi sostiene sempre, non siete mai da soli, questo è importante. La sfida è la parte dei conflitti. La sfida è capire che nelle difficoltà, nei conflitti, anche nei vostri conflitti interiori, quindi i dubbi che si creano nel momento in cui dovete fare appunto un salto fuori da quello che conoscete, ci sono. La sfida è riuscire a capire che voi avete la possibilità di mettervi in una posizione di vantaggio. Il sette di bastoni parla proprio di questo. Magari la situazione non è liscia, magari la situazione non è tutto pace, tutto fiori o via dicendo, ma voi avete dentro di voi la capacità di uscirne vincitori. È una sfida per voi riconoscerlo, quindi qualcuno di voi ha proprio bisogno di lavorare un po' sulla sua autostima o sulla sua fiducia, sulla sua capacità di fidarsi di sé e delle proprie capacità, dell'essere in grado, del fatto di essere in grado di superare i conflitti che eventualmente un cambio potrebbero portare nella propria vita. Una delle risorse che vengono indicate è quella della regina di spade. Già questa come risorsa a me piace molto, nonostante tenda un po' al glaciale, al freddolino. Però andiamo a vedere, prendendo altre tre carte, altre risorse che possono essere utili per superare il periodo che state vivendo o per raggiungere un obiettivo o per rispondere a dei dubbi che avete dentro di voi. Se fino adesso questa lettura non risuona con la vostra situazione attuale o con quello che vi sta succedendo, andate tranquillamente a vedere il vostro ascendente, andate a vedere la vostra luna o un segno che è predominante nel vostro tema natale. In questo modo avrete un altro messaggio che magari risuona maggiormente con quello che sta succedendo adesso nella vostra vita, oppure potete andare a completare questo messaggio in ogni caso. Allora, a sostegno della regina di spade, altre risorse che arrivano sono il cavaliere di coppe, gli amanti e la giustizia. Quindi, col cavaliere di coppe, per qualcuno di voi
è la risorsa del cuore, la risorsa delle emozioni, la capacità di fare delle azioni seguendo la propria parte emotiva, quindi riuscendo a capire a livello emozionale, qual è la strada da seguire e agire seguendo questo. Quindi le vostre emozioni possono rappresentare un modo per permettervi di uscire da quella zona di comfort. Cercate qualcosa che vi emozioni, ad esempio, oppure seguite la strada che vi indica il vostro cuore, la vostra pancia. E per qualcuno questo è una risorsa molto potente. La capacità di scegliere con gli amanti. Quindi, anche in passato, magari qualcuno di voi ha dovuto fare delle scelte difficili o fare delle scelte dove la situazione non era molto chiara. Cercate di tornare lì, cercate di capire che cosa vi ha aiutato a fare quella scelta e utilizzate la stessa cosa questa volta. La capacità è dentro di voi, la risorsa c'è, viene indicato dalla carta ed è una risorsa che può essere utile utilizzare in questo momento. La scelta potrebbe essere una vostra capacità innata. Qualcuno è molto bravo nel fare delle scelte, qualcun altro invece ha dovuto imparare ad affidarsi, magari a un professionista, col quale riuscire a fare chiarezza, magari, una persona amica o una persona fidata con cui confrontarsi prima di scegliere. Ognuno di voi sa che cos'è, quindi la scelta, la capacità di scegliere, la capacità di capire che cosa è giusto tenere, che cosa è giusto allontanare, è una buona risorsa da mettere in campo. E anche qui la giustizia, quindi si parla anche qui della capacità di portare equilibrio, di scegliere anche in questo caso. La giustizia taglia via quello che non va bene. La giustizia ha un approccio molto mentale e qui si tornerà, o meglio, ci si collegherà anche con la regina di spade. Quindi per qualcuno di voi, e siete un segno d'aria, quindi di spade, è naturale che la vostra risorsa sia la vostra mente. Perciò qualcuno ha bisogno di chiarire molto bene la propria mente e grazie a questa chiarezza capire dove c'è da portare equilibrio nella propria vita e questa è la risorsa che potete utilizzare, la vostra capacità di riportare un equilibrio utilizzando però la vostra dimensione cognitiva, razionale e con la regina di spade un'altra risorsa è la capacità di dire no, la capacità di mettere un confine sano. Qualcuno di voi si sta dicendo, ma io non sono capace a fare questo. Bene, da imparare, da far diventare una risorsa, trovare il modo di lavorare sulla mancata capacità di dire di no, se è così. La regina sa che cosa vuole e sa che cosa non vuole, ha la mente molto chiara e si sta tornando alla giustizia, si sta tornando agli amanti, riesce a non è tanto sentire, a pensare cosa è giusto. Cosa va bene e cosa non va bene. E quello che non va bene lo tiene a distanza di punta di spada. Quindi imparare questo, se non lo sapete già fare, è una risorsa fondamentale. Io spero che questa lettura possa portare degli spunti su come poter navigare certe energie che si stanno muovendo magari nella vostra vita e oppure dove cercare di direzionare le vostre risorse o trovare delle risorse nuove. Come sempre vi auguro un meraviglioso periodo fino a quando non ci rivedremo la prossima volta e quindi agli inizi di febbraio. A presto!